Una parola per noi. Commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Piero Rattin. Buongiorno. Non riesco ad immaginare una persona che non abbia alcuna esperienza di fede, che non sappia cosa vuol dire credere in qualcuno. Due sposi sanno per esperienza cosa vuol dire fede, non solo perché è il nome dell'anello che portano al dito, ma perché la loro vita di coppia è cominciata con un atto di fede di uno verso l'altro. Se solo hai degli amici, delle persone care, anche tu sai cosa vuol dire credere. In fondo è come respirare. Per farlo abbiamo due polmoni e di solito li adoperiamo tutti e due. Credere nelle persone e credere in Dio è un po' come respirare con due polmoni. Come per Abramo, il padre di tutti i credenti. Dio ha un progetto buono su questo mondo, ma lo vuole realizzare con la collaborazione di uomini e donne. Abramo è il primo che accetta di aderirvi. Si fida di Dio anche se le garanzie sono scarse, anche se non ci vede chiaro. Ma cos'è credere se non fidarsi lo stesso? Neanche Maria e Giuseppe vedevano chiaro nel futuro di quel loro bambino. Al tempio dove lo portarono per offrirlo al Signore si sentirono dire cose che li turbarono più che consolarli e si fidarono di Dio nonostante questo. C'è un'altra parola che ricorre nelle letture di questa domenica e che si affianca al credere, è offrire. Abramo offrì a Dio suo figlio Isacco. Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore. Credere e offrire, nel senso di fiducia donata e ricambiata. Non è questa reciprocità che permette di camminare insieme? La festa della Santa Famiglia è qui a dire che non solo si è fatto uomo Dio, ma si è fatto famiglia. E perché mai? Perché è qui come Salvatore e probabilmente la salvezza dell'umanità comincia dalla famiglia. Salvezza infatti è possibilità di realizzarsi nel pieno della propria umanità. È per renderci possibile questo che Dio si è fatto uomo. Salvezza vuol dire anche possibilità di futuro. Chi è in grado di garantire che quel futuro sarà buono? Dio stesso si è presentato come il futuro di Abramo, il futuro di Maria e di Giuseppe. Certo, in buona parte dipende da noi il futuro, dalle nostre scelte e dagli ideali che condividiamo. Per chi crede, gli ideali non di rado si discostano da quelli di questo mondo. Questo bambino è qui come segno di contraddizione, si sentono dire Maria e Giuseppe. Ma in fondo è nostro interesse dargli fiducia. La prima condizione per vivere, non dimentichiamolo, è respirare. E respirare bene, con due polmoni, appunto. Buona domenica. Una parola per noi. Commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Piero Rattin.